Il docufilm che state per vedere ha due obiettivi. Narrare la storia di un gruppo musicale di Castro, il gruppo musicale dei Bruzi, perché è una storia, quella che vi vogliamo fare vedere, fatta di passione, successi, una storia significativa in un periodo in cui c'erano grandi stravolgimenti intorno alla musica che si suonava nell'epoca, stava cambiando la struttura dei brani musicali e i Bruzi sono stati quelli che hanno portato qui da noi questi cambiamenti, ci hanno fatto vivere la musica di quell'epoca facendola oltretutto in un modo molto molto importante. Quindi la loro storia è una storia che noi vogliamo far conoscere. E poi l'altro obiettivo è quello di fare ascoltare alle nuove generazioni la musica che i Bruzi hanno prodotto, i dischi di successo che hanno avuto e che hanno visto incidere questi ragazzi all'epoca naturalmente presso le più grandi case discografiche del tempo. Non resta che augurare a tutti quanti la buona visione. Miss Love You, l'estate un giorno ti ha inventato. Miss Love You, il dolce nome che ti ho dato. E con te il mio orologio si è fermato. Occhi di velluto blu, va accattato in roba vecchia, qui non è cosa di cose vecchie che sono, no? Dipende, anche una cosicella avevo, eh. Che vuole fare vedere che ho trovato sta valigetta qua e mi pare che dentro ci avesse riestare i dischi. Vediamo un po'. Uno sguardo che c'è di dentro. Vediamo un po' che c'è. Mi sembra che ci sono dischi, io una carta. Ah, dischi ci sono. Ma guardiamo, eh. Guardate. Ci diamo un'occhiatella. Mamma mia. Celentano. Ma quelli, oh, per vivere insieme. La ragazza ta. No, guardate, io... L'Equip 84, mamma mia! Avete un bello pochi in roba vecchia qua, Vediamo uno poco qua, ancora che c'è. Sempre quelli. Vediamo uno poco. Qua. Vedi. Fausto Leale, dove è? Fausto Leale. Fausto Leale qua ancora qua, vediamo un poco, Dino,
L'Equipe 84, asci, insomma, questa qua è la famosa proprio, veramente bella questa qua, questa di asci, insomma, un bello po' di roba veramente, veramente una cosarina, veramente una cosarina. Vediamo chi c'è qua, i Rox, guarda qua, quello di Rox, mamma mia, pure i giganti, tema, mamma, chissà che era una canzone bellissima, ma ricordo come si fosse mo. Guarda. Ancora vediamo un Che caso, c'è dove dici? vediamo dove, vediamo che c'è dentro questa busta qua. Chissà perché è coperta, è bloccata. Ehi, mamma mia, di Beatles, oh, e ma poi a Twist and Shout, ma oh, ma sapete che questo qua è il primo 45 giri di Beatles, il primo, e come ce l'avete qua dentro No, tutta ti ho sta roba? detto io, non è che sogno io. Che se l'ha collezionato uno dei miei figli, no? Però dopo quando ne ho avuto, hai detto, non è stato tutto là. Bellissimo questo qua, guarda, Quindi questo proprio io. no, no, no. I Beatles hai sentito nominare io ancora una volta, eh? Cioè, sono stati così famosi come una volta. Certo, c'è chi non li conosce li Pur che Beatles, io un decapiccio di è musica, certo che non li conosce li però Beatles, qualche cosa di questi Beatles. è poco che capiti qua. Mamma qua, e che se avete pure i 45 giri di bronzo avete? Bruce. I 45 giri di bronzo ci sono qua. Mamma, com'è? Ma voi sapete che ne erano i bronzi? Madonna mia, negli anni 60 i bronzi erano, sono stati un complesso più famoso non solo di Lamezia e Nicastro, no? Sono stato il complesso più famoso della Ma Calabria c'è mai successo? pure di tutta l'Italia, pure di tutta Ma erano l'Italia. Nicadi, di Nicastro. Nicastro, a Pinua, sapete com'erano i blues a Pinua? A Pinua erano come i Beatles, anzi meglio dei Beatles, che c'erano certe canzoni che imitavano i Beatles, c'erano certe canzoni che suonavano meglio delle. Ed erano proprio, ma hanno avuto successo allora. Uno, hanno avuto un successo grande, proprio non solo nazionale, ma pure oltre l'Italia. Perché io mi ricordo che c'era un amico mio, no, che si chiamava Nini Teopoli, che suonava la tromba Nini Teopoli, che era in Svizzera, che praticava là, e sentì le canzoni di blues pure in Svizzera. E poi, la prima incisione, il primo 45 giri, sapete quando l'hanno fatto? L'hanno fatto a gennaio-febbraio del 1966, perché avevano vinto a Piacenza, sempre nel 66 all'inizio, no, avevano vinto il disco d'oro, un complesso di Nicastro che vince il disco d'oro, e dopo il disco d'oro ci hanno fatto subito un contratto Mi stavate mintendo discografico. una curiosità in quello che io un biolore a mamù mi faccio sentire. O prima era l'attendente del casino. Era bellissima, era dove nato poco, tutti in Italia marciavano, tutti marciavano e friscavano questa canzone. Ma volete sentire? Guardate, Ma ma avete incuriosito. alla sintesi, Io non sono facciamo un grande sentire subito un intenditore di po'. musica, però. Facciamo sentire, se vedo, vedi che succa, proprio che succa, era qua dentro, va, Sì, era sì, qua sì. dentro, va, Sì. proprio qua dentro, va. E hanno inciso subito con l'Ariston, o primo 45 giri, no? Era l'attendente del Kaiser, sta marcetta. E con l'Ariston erano colleghi di tanti, di Kelly Grew, sì, Kelly Grew sì, una volta, Ornella Vanoni, poi hanno colleghi di Iva Zanicchi, colleghi pure con l'Arifi, dopo pure con Fausto Leale. Proprio, era una cosa china, Questi nomi che mi facete non è che ancora una cosa hai sentuta di ma mo questi cantanti, di ma questi cose. sentire.
ne sanno? Cosa ne sanno che io ho solo gli occhi per piangere te? Metti una rosa nell'acqua e convinciti non dura che un giorno. Toglia un uomo l'amore e puoi ucciderlo, è questo che vuoi. Anche in un cuore di sasso c'è un po' di calore, c'è un po' di pietà. Io so che ci sei, ci dà impazzire. E so anche che io potrò rivederti, ci dà impazzire. Ci lasciamo così, con la promessa negli occhi. Poi te ne vai ed il sole accendi i tuoi capelli. E il martedì, il mio giorno magico, ehi, parlo con te, oh, chiedo scusa, e io dove sei? Come ti dicevo un momento fa, è stato alle 9, se ne stava solo ad aspettare chi? E il martedì, il mio giorno magico, si fermerà se non dovesse battere più per te. Ma io in tutto questo rischio troppo ormai, lui non ne vuol sapere di stare lontano da te. L'unica cosa buona è vedere se noi possiamo ancora vivere per fare con in un momento, ma non si sa.
ti fa innamorare delle cose che non ha. Da settimane tu incontri sempre me, ma non mi vedi. Ovunque te ne vai, mi accorgo sempre che non sei mai sola. Ma tu non sai che il cuore che ho ha un posto per te, soltanto per te. Avete sentito che belle canzoni? Mi sono delle canzoni bellissime. Qua i complessi una volta, i pistanni, cioè l'anni 60, no? I ricchi ricchi, mica voi ce l'avete qua. I ricchi ricchi, i giganti, i Rocks, l'Equipe 84, i profeti, i camaleonti, no? Chi lì facevano non solo canzoni loro, cioè. Eh sì, imitavano pure i complessi lì. Se i successi che arrivavano vicino di ora. Perché venivano in ora. Capito? Facevano, sai come chiamavano quando imitavano una canzone chiste? Come li chiamano questi cacchi, i nomi inglesi, il luogo. I coveri, chiamavano i coveri. I coveri. E loro l'hanno fatto pure. E forse hanno fatto uno, un secondo disco che hanno fatto, un secondo 45, sempre con l'Aris, l'hanno inciso l'anno dopo hanno inciso Massachusetts. Fiorirà la primavera. E se tu verrai con me nel Massachusetts, saprò trovare un fiore anche per te. Se la gente fa cose sbagliate, si ricorda dell'amore. Meglio andare a fare niente in Massachusetts, dove tra i fiori vivremo in libertà. Ed era una covera di Bee Gees. Allora vedete che anche una cosa va a ricordare. No, stavete parlando di successi internazionali. E se certo,
voglio dire, anche una cosa è che si cai sono. Ovvero, qua, ovvero, va, ah, in Bruce, ovvero, Massachusetts, ovvero. Ah. Che sta qua? Era una cover di BG, era un disco di BG originale, che la notte la cover la notte in italiano. La notte in italiano. E di parole ci ha scritto, in Gino Paoli ci ha scritto. Il cielo in una stanza. Ci ha scritto io, si è scomodato pure il luce alle parole, capito? Quando eravamo guaglioni che se ne era successo. Ma qua avete sapere una cosa. Che, uno di Gibbs, di fratelli di BGS, di fratelli Gibbs, ci ha telefonato alle Bruse per Muciano lavoro, mi si complimentano che avevano fatto una cosa eccezionale. C'è una sola tromba di Turuzzo Colloca, a che lui chiamava Silvano, uno però lo chiamavano Tutù. E perché sta cazzo di tromba è Tutù, la cia, Tutù, la mia tu chiamiamo chiama Tutù. Questa è una soddisfazione vera, lui. Che era un cioè, quelli che hanno fatto un brano, diciamo così, sono complimentati. Che avevano fatto una cosa meglio delle, meglio delle avevano fatto, capito? E poi, tutti, va a ricordare... Fossero nati carne, cascio, allora... Ma va a ricordare che una volta, come mo, ma una volta era più importante, ci teniamo in giù, no? Per la vendita dei dischi che facevano le hit parade. Sì, le hit parade. Nelle hit parade, sono tra i primi 5, tra i primi 6, hanno venduto un sacco di dischi, che si qua. Prima che hanno vinto il disco d'oro a Piacenza, sai, dopo il disco d'oro praticamente ci hanno fatto subito, i casi discografici più grossi ci hanno fatto subito i contratti. Dietro i vetri guardo la città, molte case e gente che non sa, che un uomo solo può morire per un amore che non ha. Una radio accesa suona già l'ultima canzone ormai, ripete forse una preghiera per un uomo come me. Piovendo da un'ora ed il sole non c'è più, solo il vento si muove, piange come me, piange come me. Come aiuta a finire poi la storia di questi bruzzi, diciamo? Che volete? Poi storie su sempre chili, no? Su sempre chili perché un poco a fatica, un poco a famiglia, un poco le mogliere, capito? E quindi poi alla fine, proprio a dicembre, mi ricordo che io c'era, era presente. Anna Esta del liceo, proprio, sì, Anna Esta del liceo nel 1970. Sì. No, davanti a tutti hanno detto che si stavano scendendo. Però non è che hanno ci messo definitivamente, no, definitivamente. No, perché lì poi hanno fatto subito il giorno dopo un altro gruppo. Hanno fatto un altro gruppo, i due trombettisti, i due Tutù, si cacciano tutto, si andavano due. Si andavano a Tutù e a Gerli.
chiamava Gerardo, la signora di Martiniano Lombardo, un signore, veramente una cosa, una tutti e due, erano veramente una cosa piena, no? Sì, sì. E hanno fatto un gruppo chiamando, ci hanno messo la tastiera, e perché poi verso l'anno, a fine dell'anno 60, gli addino di moda a pianola, la chiamavano, una, no? Quella che era la tastiera, mo si chiamano tastiere, hanno chiamato Ettore Cosentini di un modo d'essere. Un gruppo dove ci cantava pure Albino Coda, la ricordate Albino Coda? Ci cantava pure io. Capo pure io ci aiuto con questo gruppo. È solo che c'è il cantante solista mascolo, lì vuole le prime emme, poi ha fatto un cantante solista mascolo. E allora ha detto che avevi trovato. Chi ne erano questi bruschi? Come si chiamavano? Hanno fatto un complesso che si chiamavano Occhi di Dio. No, occhi di Dio, tutto attaccato, Occhi di Dio. Chiamarti e chiedere
amore come stai? E non vedere l'ora che sia sera. Sempre i fondatori, no, sempre là, no? Che poi vi ricordo che dai primi 59-60, quando sono conosciuto questi qua, no? C'erano delle persone pure eccezionali, c'erano delle persone veramente toghe, c'era Ermanno Guzzi, per esempio, Geometra Guzzi, la ricordate? C'era Bonaventura, Geometra Guzzi, pianoforte, e ci suonava pure la fisarmonica ogni tanto. Poi c'era Giglio Ventura, che poi ha fatto parte pure ogni tanto di sto gruppo, i Locchi di Dio, c'è stato ogni tanto nel 71, poi in d'aiuto, no? E buon'anima a Bovariello, perché Giglio ha morto giovane, poveraccio, no? E Pippo Calipari, no? Che sono proprio chi li storici. E quindi no, che si viene a fare pure questi chiacchi, diciamo, questi ricevimenti, com'era? Una volta mi chiamavano dappertutto, dappertutto, sì. Volevano facciamo i complessi mo, no? I complessi mo, quando hanno fatto un'estate di successo, e quanto serate avete fatto? Abbiamo fatto 10 serate, 12 serate, ma no, che si indiagiano 80 gente all'anno, 80 gente all'anno indiagiano, non riposavano mai, non riposavano, li chiamavano di tutti i parti, chiamavano. Sentire il tuo corpo che brucia vicino, vicino, vicino. Com'è bello tornare alla sera e trovare nei tuoi occhi una luce sincera, sincera, sincera.
facci i conti della vita senza alcuna ipocrisia. Con il tempo ho imparato bene a bruciare le mie ore, a nascondere i perché e l'immagine di chi. Domandare e per capire che i risultati sono soltanto un fallimento, perché non c'è risposta alle domande e può servire anche un pretesto per proseguire sino alla fine, semmai. Disco che hanno fatto, no? Hanno un nome particolare. Long play vinile, LP. 33 giri, i famosi LP, no? E quindi? LP con 11 canzoni, vi assicuro che sono uno più belle dell'altro, sono dei capolavori. Allora voglio fare una domanda a sto punto. Secondo Bua può rappresentare quindi una sorta di... Ogni tanto vi parlo quello tuo, tanto ormai stiamo facendo amicizia. No, certo, io mi chiamo Giacinto Angotto. Piacere, Albino Cole. Allora tu ci hai cantato con le Bruce, scusa, tu hai detto prima che ci cantava Albino Cole, tu eri? Certo, no, ci hai cantato, mi hai cantato un bello po' di cantatelli, ma è tutto qui. Cosa sapevi tutte queste cose? E dimmi un po', mi stai dicendo che ho un disco che non fatto delle P, è molto bello.
Ma guarda, è bellissimo, sono 11 canzoni, ma sono una è più bella e l'altra. Può essere considerato come, come ti voglio dire, il loro picco musicale, certo, la maturità. Cosa picchi? Picchi? Agli spalle vieno da anni d'esperienza, capito? Case discografiche, prove su prove, spettacoli. Ma tu ce l'hai questo? Certo che ce l'hai, certo che io mi stipo gelosamente perché sono canzoni, guarda, chi te dire, è meglio mi sentite che mi accorgete, no? Sì. Che mi accorgete, date un giudizio pure voi, ma bellissime, si può dire solo bellissime, una più bella. Guarda, io non sono un amatore di musica, nel senso che, voglio dire, vai, ho detto, no? Però mi avete fatto venire una tale curiosità, mo a mia, no? Capari che ci avrei voluto cantare pure io con le bruzze. No, ma io non sogno un cantante, però. Ma molti parlo di dico sempre, tu hai sapere, no? Che poi su 33 giri, no, l'hanno fatto con la fonte, eccetera. L'hanno fatto con la fonte, eccetera. E il titolo dell'LP è Una volta si moriva per amore. Occhi di Dio, una volta si moriva per amore. E lui testo, lo sai che ci ha fatto? Lo testo di sta canzone? Alberto Testa. Ci ha fatto Alberto Testa, chi lo che scriveva le canzoni? Chi lo che scrive lì pure i testi più meno, capito? Sì. E questi erano veramente un gruppo. Che volete? All'epoca non è che era comune, no? L'impatto di farsi conoscere, YouTube, qua e là. Anzi, sono state. Certo, trasmissione televisiva, chissà non chi so, lo sa, il premio Festival Regia Televisiva di Salso Maggiore con Daniele Piombi. Pino Calabrese, gruppo Calabrese, io saccio Caraitano, ma scusa che ne devo dire a Milano. Quando questi cari a Reggio Emilia, a Milano, dove era e poi se ne veniva, aspettavano tutti quanti davanti alla stazione, mi ne portavano una festa, capito? Per noi era innovante, era un orgoglio, capito? Pinua sei, proprio una leggenda, capito? Sì, perché praticamente voi mi state dicendo, tu scusami che ancora non mai abituato, tu mi stai dicendo che avviene tutti, non fans normali, diciamo ammiratori, ma ci volevano bene proprio, perché li sentivano come cosa loro. Com'è che mi ha detto che ti chiami? Giacinto ancora. Signor Giacinto, ma guarda che c'era gente che ci è da presso tutti gli spettacoli, là stavano mogliere, egli e con gli amici, sentivano continuamente questi parti quelli, gli si vengono sotto la palca ad applaudire, ma proprio ad incoraggiarli, chi te dico, guarda, ci volevano bene proprio, capito? Capito? Una tale cosa che io, mo, se fossi tornato a Maria, tu ieri a sentire pure i matrimoni che c'erano chiesto. Ieri alla società operaia, ma se era là e lì si intesse. Che la sono mille c'era una volta. E poi magari ci poteva fare pure amicizia. Certo, ci sono bravi guaglioni, erano bravi guaglioni. Ma sono tanto lì. È che poi siamo tutti vecchiarielli, ma io sono un poco più vecchi di noi. Vabbè, allora del compito ti interessa? Sì, certo. Chi li di bruci no, però. Chi li di bruci no. Un miracolario di là. No. E dopo tutta questa storia che mi ha contato, che posso dare nuovi disco di bruci? Fammi capire. Quindi, ti restano che? Io ti l'hai detto. Tutti i ricovera, là, come hai chiamato tu? I gruppi. Mi posso tenere allora. Chi li devo tenere? Ti ringraziato. È stato un piacere. È stata una bella visita tua, Gigi. È stato un piacere. Come si chiama? Marcordo. Mamma ha ricordato un bello po' di cose. Vabbè, guarda, noi nella vita non è che abbiamo avuto sempre, abbiamo sofferto, abbiamo fatto tanto come meridionale, come cose, no? Quindi i bruzzi per arrivare dove tu mi hai detto che sono arrivato, mi hanno fatto sacrifici allora. Certo, hanno fatto un sacco di sacrifici e soprattutto in un periodo dove era difficile usare la televisione. Era difficile, facendo pure un discorso. Avevi di essere bravo veramente. Ha capito, a tutti i parti. Come dicevo, mocare e pulci. Albi, è stato un piacere averti conosciuto. Grazie. Grazie. Tutte queste cose grazie. Belle che c'hai. Ci metti pure la cosa di dischi. E quindi è ancora meglio anche per te. Se tu hai cantato, no? Tu. Sì.
su dischi che sicuramente li conosci, che le canzoni, che le cose, a te susciteranno delle emozioni. Speriamo che possiamo suscitare pure noi emozioni ancora, dai. D'accordo? Non si sa mai. Non si sa mai. Ciao. Di nuovo al beat. Ciao. E questa è la magia, tristezza vola via, il sole nel mio cuore, un gioco di parole, la luna al primo piano, è solo un po' più su, e questa è la magia. Tutto il tempo che ho